ragazzi, male, male, male. Purtroppo il centro fitness Just Wellness, come tutte le palestre della Lombardia e tutti i centri fitness della Lombardia, a causa dell'emergenza coronavirus è chiusa e rimarremo chiusi tutti quantomeno fino a domenica 1 marzo. E se le cose dovessero prendere una piega non positiva, questa chiusura potrebbe essere prolungata addirittura fino a domenica 8 marzo, per cui non ci si può allenare. Allora io e Federica abbiamo avuto un'idea, abbiamo avuto l'idea di portare sul canale in questo periodo alcuni video esercizi, video workout in cui puoi fare dei lavoretti a casa, veloci, in maniera da tenerti in forma fino a che appunto tutte le palestre e anche il centro fitness Just Wellness non potranno riprendere le loro regolari attività. Allora Federica, nel ciao, video ragazzi. Di oggi, ciao Federica, ciao ragazzi, allora lo dici oggi tu? Sì, vai, lo dico tu. Molto spontaneo il video di oggi, è molto easy alla mano, vai. Allora, nel video di oggi ho pensato di fare un allenamento total body, quindi per tutto il corpo. Ok. Sono 6 esercizi e sono un livello base. Iniziamo con il livello base, così poi ognuno di voi potrà decidere quale tipo di allenamento fare. Ti interrompo, sì, perché l'idea è quella del video di oggi, fare un livello base. Nel video che pubblicheremo domani, dopodomani, ora vediamo un livello intermedio e dopo uno o due giorni ancora un video di livello avanzato. Esattamente. A quel punto lì ci auguriamo che l'emergenza sia conclusa. Se non è conclusa, ci inventeremo qualche altro spunto di allenamento da fare a casa. Se invece si è conclusa, riprenderemo con il filone di video che avevamo prima che appunto scoppiasse questo problema. Esatto. Vai, continua a raccontarci. Allora, dicevo che oggi facciamo appunto questo circuito, sono 6 esercizi. Partiamo con degli affondi da fare sul posto, okay. Poi andiamo a fare un esercizio per l'addome, okay. Una bicicletta per gli addominali, dopodiché andiamo a fare il Tiger Press. Benissimo. Poi dopo vedrete esattamente che non sappiamo cosa significa, esatto. Ma ce lo fa vedere. Dopo vi facciamo vedere, okay. L'esecuzione. Però Tiger ci piace. Tiger, come okay. La tigre. Questo periodo ci vuole la carica della tigre. Vai, dai, poi. Poi facciamo degli squat sul posto. Okay. Andiamo a fare una camminata sulle mani che ci porta nella posizione di ponte isometrico di plank. Quindi addome. E dopodiché armatevi di una sedia perché faremo i dip per i tricipiti. Ok, benissimo. Io direi, non ci perdiamo in ulteriori spiegazioni, ma vi facciamo vedere come sono gli esercizi e come si svolgono. Allora, adesso noi ci allontaniamo e andiamo a fare gli esercizi. Ti parleremo un pochettino mentre li eseguiamo. Tu sentirai malissimo perché stiamo riprendendo con una telecamera molto amatoriale, ma guarda quello che facciamo e ripetilo tale quale a casa. Finiti gli esercizi, torniamo qua belli vicini vicini. Ancora due considerazioni insieme, ci salutiamo e il video si conclude. Ok, allora buon workout, seguici. Andiamo, dai. Ultima cosa che dico, adesso vedrete che facciamo un piccolo riscaldamento prima di iniziare, così poi siete belli pronti e carichi per l'allenamento. Allora, riscaldamento. Dove te ne vai? Torna qua. Mi serviva questo, che è il cronometro con cui terremo i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Vai, io mi metto qui. Allora. Tu ti metti lì. Io mi metto qui. E questo, ci scaldiamo. Questo me lo metto al polso. Mettitelo al polso. Che polso che hai? Hai visto che polso braccio che ho. Grande polso. Allora, vai, scaldiamoci un pochettino. Scaldiamo le spalle. Andiamo a fare delle circonduzioni per le spalle. Poi ruotiamo le braccia, prima indietro e poi in avanti. Passiamo alle gambe al bacino, andiamo a fare delle rotazioni a gambe tese e schiena dritta. Cambio direzione dall'altra parte. Ok, jumping jacks, facciamo 30, vai! Vai! Sei pronto? Pronto, dai. Tu sei pronto? Facciamo. Dai, iniziamo. Va bene, siamo belli caldi. Andiamo. Affondi. Affondi. Allora. Allora, tu metti il timer. Pronto? Via. 3, 2, 1. Via. Via. Subito, senza far calare le pulsazioni del riscaldamento.
Dai, belli coordinati. Pum. Alterniamo le gambe, prima la destra, poi la sinistra. Al ritmo. Federica, l'obiettivo qual è? Quello di fare il maggior numero di ripetizioni all'interno dell'intervallo di tempo? Sì, possiamo puntare a fare tante ripetizioni, mi raccomando, mantenendo una corretta esecuzione dell'esercizio. Ovvio. Cambio. Pausa. Addominali. Adesso? Facciamo una piccola pausa fra un esercizio e l'altro. Bicicletta? Ci mettiamo in posizione e passiamo alla bicicletta. Ok. Pronto? Vai. Via. Questo è per l'addome, giusto? Esatto. Bisogna tenere sempre l'addome bello compatto e duro, l'ombelico in dentro, immaginandovi che l'ombelico debba raggiungere la schiena, ecco, usiamo questa immagine. Risucchiare dentro l'ombelico. Esatto. Le spalle sempre belle aperte e il petto in fuori. Com'è che sento più i muscoli del bacino? Normale? Sì, è normale, è normale. Ok. Vengono attivati tutti i muscoli durante questi esercizi. Non perché sono schiappa. Tiger press. Tiger press. Faccio una versione un po' più semplice sulle ginocchia, mentre tu andrai a fare una versione un po' più complicata a gambe tese. Via. Boom. Eccolo qual era il tiger press. Esercizio della tigre. Quindi ricordatevi che questa versione sulle ginocchia è un po' più semplice. Cambio! Now. Esercizio 4, squat. Squat. Quindi ripartiamo con un esercizio un po' più mirato per le gambe. Ok. Oh, un po' di fiatone c'è, eh? Ci sta, ci sta. La faccio a livello base. Via. Vai. Mi raccomando, negli squat sedere bene indietro, schiena dritta e scendere bene giù. Come va, Andre? Bene, non bene. Dimmi che sei già stanco. No, no. Sto solo morendo. Ok. Camminata. Camminata. E andiamo in posizione di ponte isometrico. Yes. Partiamo a bordo del tappetino. Pochi secondi e si parte. 3, 2, 1, via. Yeah. Senza push up. Senza push up. Su. Teniamo un secondino la fase di ponte isometrico. Strizzando bene i glutei e tenendo bene l'addome anche qua. E stop! Ho finito! Ultimo esercizio, ci serve la sedia o il divano, noi usiamo un box. Dip per i tricipiti. Tu a gambe flesse, io a gambe tese? Esatto. Okay. Faccio sempre una versione un po' più semplice io. Quindi, gambe piegate e via. E via! E stop! Fine? Bravo! Grande! Ok! Allora, beh, direi che funziona perché... C'è il fiatone, eh? Il fiatone c'è, è sì. Arrivato! Quindi pur essendo un circuito di livello base... È finito! Finito? È finito! Ok, ha la sua efficacia. Il che vuol dire che se lo fai a casa ti aiuterà a migliorare o a mantenere la forma fisica che avevi prima che appunto... questa emergenza coronavirus scoppiasse. Ah, visto che c'ho il fiatone, la coach no, ora continua lei. Ok, vai. Allora ragazzi, vi do qualche dritta su come eseguire gli esercizi. Noi adesso abbiamo fatto 30 secondi di lavoro e 15 secondi di recupero, che per un livello base va benissimo.
Se lo sentite troppo intenso, potete fare 30 secondi di lavoro e... Ma no, dai che ce la fate, 30-15 va bene. 30 secondi di recupero. Va bene. Se invece è troppo leggero, aumentate il tempo di lavoro oppure diminuite il tempo di recupero. Okay. Fate un esercizio dopo l'altro come abbiamo fatto noi. Alla fine dei 6 esercizi fate 1, massimo 2 minuti di pausa e ripetete il circuito almeno, dai, almeno 3 volte. 3, minimo 2, massimo 4, diciamo. Esatto, va bene? Esatto. 3, magic number, numero perfetto. Esatto. Ok, va bene. Poi, una cosa che ci tenevo a dire. Vai. Visto che, appunto, vogliamo continuare a condividere i nostri allenamenti con voi. Vogliamo stare con voi anche in questo periodo che il centro fitness non è aperto e che siamo tutti a casa. Quasi a girarci i pollici. Esatto. Se hai piacere, se avete piacere... mentre vi allenate, fatevi un piccolo video e ce lo potete o mandare su WhatsApp, magari dopo lasciamo un numero. Sì, oppure... sì, nella descrizione mettiamo il link. Esatto, oppure ancora meglio, ragazzi, potete fare una storia da pubblicare su Instagram. Ricordatevi di taggare Just Wellness Centro Fitness e noi avremo molto 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 piacere a condividere le vostre storie e i vostri allenamenti sulla nostra pagina della palestra. Grandissimo. Non facciamoci bloccare da questa emergenza, da questo coronavirus, ma continuiamo ad allenarci e continuiamo a stare insieme virtualmente. Assolutamente, perché il messaggio che è contenuto in questi video, oltre a continua ad allenarti, è sì positivo, ok? Esatto. Ora sembra che tutto diventa negativo, c'è grande incertezza, c'è un po' di paura, ma se facciamo attività fisica insieme, tutte queste brutte emozioni vanno via lontane. Esatto. E non ci toccano, ok? Esatto. Giochiamo insieme, facciamo allenamento domestico fin tanto che non possiamo stare in palestra e cerchiamoci tramite i social, come vi ha detto Federica. Esatto. Va bene? Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Il video finisce qui. Un circuito intermedio, mi raccomando, aspettiamo i vostri video e a presto. Ciao da Andrea. Ciao da Federica.